meteo, anche questa mattina abbiamo in collegamento con il CETEMS dell'Università dell'Aquila Barbara Tomasetti. Un buongiorno ai nostri telespettatori dal CETEMS. Continua ad approfondirsi la saccatura atlantica che favorisce l'ingresso di correnti fresche responsabili di piogge sparse e temporali sull'Italia centro-settentrionale. A sud, invece, l'anticiclone africano continua a garantire ancora condizioni di bel tempo. L'Abruzzo si trova tra questi due sistemi barici, risentendo dell'instabilità dovuta ad una maggiore attività convettiva, specie sulle zone interne e montuose. Oggi i cieli saranno inizialmente sereni o poco nuvolosi, ma già in mattinata si avrà un aumento della nuvolosità a partire dai comparti nord-occidentali, che porterà rovesci da isolati a sparsi, anche a carattere temporalesco, ed in graduale estensione verso il settore orientale. Ampie schiarite sono previste in serata sulla costa, mentre persisterà una nuvolosità irregolare sui settori più occidentali. I venti, prevalentemente di libeccio, saranno di intensità moderata ed a tratti forti soprattutto nelle aree interne. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Le temperature saranno in lieve diminuzione nelle aree montane, pressoché stazionarie lungo il litorale. Domani una residua nuvolosità al mattino sarà associata a qualche possibile isolato rovescio sulle aree montuose dell'Aquilano e sulla Marsica, con temperature in lieve calo, più asciutto e soleggiato altrove. La giornata di venerdì trascorrerà con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, ma un peggioramento del tempo è atteso dalla tarda serata. È tutto per il meteo, vi auguro una buona giornata e passo la linea allo studio.